tira la spada, sei lo stesso mio fratello. Fare l'amore, invece di smugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Tagliate quella linea, che divide non nessuno. Quando il cielo per cercare, chi purtroppo non c'è più. Un giorno nuovo, assieme a noi. E sono sicuro che il sorriso l'ho strappato pure a voi lassù. Henry von der Bull, San Marino, ma ce l'hanno solo. La loro rocca a te, meglio che canzone. A quanto tempo già mi spera tutti. Ogni volta più mezzo, ma si guarda con me. Ma non mi male che, San Marino non mi male che. La braccia a Capri, la loro rocca a te. Stava le robe, stava chi ti scende. Stava da vita, ma non si può dare. Che Donofrio Nicola è una persona seria, si è messa da parte, non è venuto mai in quel partito a dire mettimi mia sorella e ti porto 150 voti, è differente, non diciamo stronzate, non lo diciamo, perché siamo abbastanza seri, voi non sapete dove attaccarvi, questo è il problema vostro. E poi la dignità ce l'ha sottoscritto, ti faccio vedere tutte le telefonate da chi sono partite, quando abbiamo fatto le riunioni in tutte le parti di dove siamo andati, sono partite da sottoscritto, Lino Iuspa, e lo posso far vedere, lo faccio lo stampato, io ho chiamato sempre loro, io, sottoscritto, Lino Iuspa, e non dite cazzate. Una volta mi hanno chiamato, e ora mi dico anche il retroscena, mi ha chiamato Gino Russo, venite a casa, anzi vieni solo a casa che vi devo parlare a quattro occhi, e mi sono trovato lui e la vipera, lui e la vipera, e lo sai che mi avete detto? Tu sei il segretario di Sant'Agata di Puglia, del PD di Sant'Agata, tu puoi decidere, io non decido per nessuno, perché io sono un delegato del PD. Quindi loro mi derogano a me e a quell'altra vipera, hai capito Gino Russo? E che mi hai detto quel giorno? Facciamo una cosa, tu sei il segretario del partito, decidi tu, togli Pinacutolo e metti candidato tua moglie, me l'ha detto il sottoscritto, e non diciamo bugie, il sottoscritto ha mandato anche un augurio, un in bocca al lupo per il cinema, quando ha fatto la presentazione della sua lista, ho detto in bocca al lupo, lo sai come mi ha ripagato il signor Gino Russo? Dicendo, noi siamo la lista numero uno, anzi no, c'è la lotta è tra noi e Sant'Agata nel 2000, quell'altra lista è Sant'Agata nel Q, e diciamolo come la verità, poi siamo noi gli scorretti. Ma non diciamo stronzate! E che cavolo! No, aspetta, no! Perché adesso si deve dire la verità? Perché adesso mi sono stancato di sentire questa storia? Perché, no, no, perché il sottoscritto è andato ogni volta a fare le riunioni, voleva questa unione con il loro movimento e sono stato loro, scorretti nei nostri riguardi. E prima siamo quelli dei 50 voti e poi siamo quelli che non contano niente in questo paese, sempre così. E il 25 di aprile, perché non l'hai detto? La verità del 25 aprile non l'hai detta però, eh? Che vi siete messi in contatto con Pinacutolo, sale su al castello, per l'ennesima volta siamo noi ad andare da loro e cosa facciamo? Diciamo no, basta, abbiamo fatto tutto e diciamo la verità. Non vi nascondete dietro i muri, adesso basta, io ho mantenuto la calma fino adesso, però non è così che si fa, cioè, ma vi dovete vergognare, perché noi non abbiamo nessun compromesso sotto, e quelli che si dovrebbero vergognare sono quelli che hanno fatto parte di questo sistema baraldo! Perché ce ne sono parecchi in quella lista, ce ne sono tanti, tanti che hanno soffruito dei vantaggi della lista Sant'Agata nel 2000, ma cosa di cerco? Che dite? Cosa dite? Dite la verità, voi avete fatto parte del sistema, dove?
Vergognatevi! Passo la parola a Corrado. Grande Lino! E ci vuole anche questo, però con calma. Io sono contento di questa sera perché è venuta fuori la vera natura del candidato di cambiamenti, la vera natura di Gino Russo. L'abbiamo provocata ed è venuta fuori, ok? Per la verità, il loro inno, il loro manifesto alla gentilezza era un manifesto all'ipocrisia. Noi lo sapevamo sempre perché in quell'assemblea di cambiamenti alla quale Lino faceva riferimento, con grande sarcasmo, Gino Russo, quello del manifesto che ha sottoscritto il manifesto alla gentilezza, ci ha denominato Sant'Agata nel C, perché lui si ferma lì. E ha, con grande sarcasmo, ha sempre parlato di noi come dei grandi dirigenti del partito, no? Quindi atteggiamenti solo di disprezzo, di grande arroganza. E adesso questo nervosismo che esplode all'improvviso prima del voto, perché gli trema la terra sotto i piedi, perché hanno capito che non ce la fanno più e non la metteranno queste elezioni, ok? E allora dobbiamo riprendere la calma e comunicare con i cittadini di Sant'Agata, perché la questione della mancata alleanza è piuttosto stucchevole e ha stancato. Vito Toldo, tu sei un bravo ragazzo, io lo pensavo prima, continuo a pensarlo, purtroppo sei vittima di quell'anello di comunicazione sbagliato che abbiamo istituito tra noi e voi, che si chiama Carlo D'Alessandro. Il destino di Sant'Agata di Puglia è passato in mano alla persona più inaffidabile di Sant'Agata. Gino Russo è il candidato di Carlo D'Alessandro, e perché ha tradito Pinacutolo. Andate a leggere che cosa postava solo un mese fa, i grandi elogi di questa persona. Era l'unica vera eroina della politica sant'agatese, e adesso invece si affianca a chi con disprezzo la definisce politicante della domenica. E questa è la coerenza? E questa è la coerenza di chi andava in privato a stringerle la mano e a ringraziarla nella speranza che si togliesse davanti? Noi abbiamo proposto altre soluzioni. È vero che abbiamo detto alla candidatura di Gino Russo, abbiamo risposto con la candidatura di Pinacutolo, ma voi siete venuti a proporre e imporre quella candidatura, e noi vi abbiamo detto che c'era la candidatura di Pinacutolo e che c'era comunque almeno un'altra presenza, e poi la maggioranza a voi, per cui se le cose non andavano avreste avuto il coltello dalla parte del manico per decidere se eventualmente staccare la spina, ma era un tributo che andava riconosciuto a Pinacutolo. Abbiamo anche proposto altre soluzioni, abbiamo detto va bene, e Carlo D'Alessandro lo sa, ho detto se c'è uno di quei giovani, se c'è Vito Toldo che se la sente, ma con Pinacutolo dentro. Il problema è che non è mai caduta la pregiudiziale nei suoi confronti, perché era scomoda e vi dava fastidio, perché pensavate che sull'onda del cambiamento, senza fare niente, avreste vinto queste elezioni. Questa era l'impostazione. E oggi, per la prima volta, viene fuori la vostra ipocrisia. Per la verità, nell'inizio del comizio ho apprezzato molto l'intervento di Ciciretti, di quella ragazza. C'ha stoffa! E come anche altri ragazzi lì dentro c'hanno stoffa e devono crescere e devono andare avanti. L'unico vero problema, secondo me, sono state alcune persone che sono state dietro e che hanno rovinato tutto. Sono loro i veri responsabili della mancata unione, e se si perdono le elezioni a Sant'Agata di Puglia sono Carlo D'Alessandro e Gino Russo. Diciamolo con chiarezza. E il nervosismo di Gino Russo, anche perché gli abbiamo ricordato, sì, è vero che lui vive a Sant'Agata, ma gli ha detto guardate che tu passi il tempo libero a Sant'Agata, hai passato gli ultimi 4-5 anni a giocare a biliardo con Carlo D'Alessandro, ok? E poi dormi, perché comunque sei un dipendente pubblico e devi andare a lavorare. E di qui il grande nervosismo, perché gli abbiamo detto guardate, ma l'unico candidato spendibile che può dedicarsi a tempo pieno
dalla mattina alla sera per Sant'Agata e fino a Cutolo, ed è l'unico candidato a costo zero che non costerà nulla alle casse comunali, perché ha anche detto che rinuncerà all'indennità. Che cosa deve fare di più per dimostrarvi che vuole mettersi in gioco, perché lei si è già messa in gioco pesantemente e vuole dimostrare che ha anche altre capacità insieme a noi e che noi possiamo costruire, non solo distruggere. Abbiamo fatto l'opposizione, l'abbiamo fatta duramente al sistema dove per 15 anni, compreso sua moglie Gino Russo. Poi voglio votare una centrale più avanti da 25 megawatt a Tavole di Palma, ricordatevelo, se lo ricordasse, e noi eravamo contrari, che affidabilità, che fiducia posso avere io, che ci tengo a queste questioni, mi sono sempre battuto. Pinacuto e la di Rienzo è responsabile del pesante indebitamento del comune di Sant'Agata, questi 8 milioni di debiti non è che sono sorti 8, secondo, 8, 9, io riporto quelli nella relazione di fine mandato del sindaco, non sono sorti negli ultimi 4-5 anni, sono il frutto di una politica scellerata di cui siete responsabili. Noi siamo pure i politicanti della domenica, ma almeno la politica la domenica l'abbiamo fatta, tu neanche la domenica! E vabbè, speravamo di non arrivare a queste cose, no? Però è chiaro che il nervosismo vostro è trascinante, ma ritorniamo a noi, a quello che vogliamo fare. Allora, signori, le cose stanno andando molto molto meglio del previsto, quindi nelle case ci rispondono bene, quando giriamo per le aziende parliamo con la gente ci accoglie e ci sta dando fiducia giorno dopo giorno, e ogni giorno ci sono dei segnali più incoraggianti. Ok? Allora, è chiaro che io voglio che i giovani vadino avanti. Ho detto che la campagna elettorale a me non piace, la propaganda elettorale a me non piace, l'ho detto all'inizio, perché so che diventa tifo da stadio, che si va anche oltre, non dovrebbe essere così. La politica bella, cari giovani, è quella che inizia il 26, o nei banchi della maggioranza o nei banchi dell'opposizione, ma è quella che però costa più sacrificio, è quella che spesso scoraggia, abbiamo detto, tante persone si sono scoraggiate, anch'io mi sono scoraggiato da solo durante il primo mandato, avevo soltanto l'appoggio di una persona, di poche persone, lo stesso sconforto, lo stesso senso di difficoltà, l'ho notata parlando con Gerardo Marchese, con Raffaele Gioco, indipendentemente dai contrasti, dalle divergenze politiche su alcune questioni, comunque sono persone che si sono attivate e che sono state lasciate sole. Allora non lasciate soli i nostri giovani, i giovani di cambiamento, i giovani della lista Sant'Agata nel cuore, quindi abbiamo il dovere di accompagnarli perché loro sono il futuro. Allora dobbiamo ricordare cose significative del nostro programma e poi dare la parola al nostro candidato sindaco. E a Tonino, scusa, ce l'ho anche in debito di minuti di ieri, dell'invasione di ieri. E allora, nei primi, come si suol dire in politichese, di solito dicono i primi 100 giorni, allora noi cercheremo il primo periodo subito quella revoca di quella delibera sull'infiltrazione. Subito una cosa che ha votato anche la di Renzo, io mi ricordo che mi alzò in consiglio, è una battaglia che facemmo insieme a Carlo D'Alessandro. In tutti i comuni d'Italia esistono delle riduzioni per la TASI, per la tassa dei rifiuti, per l'unico occupante e per le residenze stagionali, ma se esiste in tutti i comuni, perché è chiaro che la tassa dell'immondizia si paga in base alla quantità di rifiuti prodotta. E allora invece quei signori scorretti, tra cui anche la moglie del candidato sindaco attuale, per il fatto che noi pubblicizzammo questa misura del regolamento e tanti cittadini avevano chiesto gli sgravi, guardate che ci sono
dei signori anziani, ho parlato anche con delle vecchiette, che hanno 2-3 immobili, ma che rifiuti, ne producono pochissimi, ok? Quindi hanno fatto in tanti quella domanda, e loro come risposta che hanno fatto? Hanno mandato gli accertamenti per verificare i metri quadri, ma cosa ancora più grave, hanno tolto quelle riduzioni che noi andremo a ripristinare perché sono giuste, così come noi andremo a ripristinare un'equità fiscale tra residenti e non residenti, così come noi andremo ad abbassare la fiscalità IMU per quanto riguarda i fabbricati rurali, ok, che è stata portata al massimo, e lo faremo anche per le attività commerciali. Non si capisce perché devono essere sempre più alte queste aliquote, noi le riporteremo in basso. Così come per quanto riguarda sempre la tassa dei rifiuti, la possibilità di sconti per quanto riguarda le attività commerciali che potranno consegnare direttamente i rifiuti più ingombranti alla stazione ecologica e a chi vorrà adottare le compostiere. Ecco, questo era un punto di cui io non avevo mai parlato, quello di una fiscalità più equa per questo Paese, perché anche attraverso una fiscalità più equa c'è un miglioramento dei rapporti tra i cittadini. Passo la parola, unica cosa, meno male, l'ho detto, che non ci sono due scelte, questa cosa del voto necessario, dice no, ma il male è necessario, no, il voto è utile solo se è un voto a favore di qualcuno, invece loro vogliono sfruttare il solito argomento riduzionista della voto contro qualcuno, bisogna votare a favore delle idee, delle proposte, delle persone, non possiamo votare contro semplicemente senza sapere niente. Solo stasera ho sentito timidamente qualcuno accennare l'argomento Paglia della B3, ma come mi potevo mai unire a voi dopo 3 anni che stiamo facendo questa battaglia? Avete avuto paura, paura di nominare la B3 e quindi non avete dubbi? Dovete votare per noi cittadini, svegliatevi, votate per noi e questo Paese lo ricostruiamo insieme, grazie! Buonasera a tutti, stasera non apro con la solita frase, non amici, compagni e concittadini. Io sto assistendo e sto partecipando. Sto partecipando, però l'altra sera non vi ho detto perché sto dentro. Perché, scusatemi, io mi sono solo reso conto che a Sant'Agata avevano un solo obiettivo. Togliere fuori chi rompeva le scatole. E allora, siccome le persone sono persone, non sono oggetti che bisogna buttare quando non ci servono più, io ho ritenuto opportuno esserci perché ritengo che le persone hanno diritto al rispetto. Anch'io sono molto, li conosco tutti i ragazzi di Cambiamenti, però la mia impressione, scusatemi, che questa campagna elettorale sia, come posso dire, il degrado completo di quella della politica, nel senso che, io l'ho ascoltato precedentemente, nel comizio si introducevano nuovi elementi di rottura, di presa in giro se volete, che nulla hanno a che vedere con la politica. Parliamo di cose concrete, di cose realizzabili. E io vi chiedo a voi di Cambiamenti, che cosa ne pensate dell'Agri3? Che cosa volete fare nel momento in cui sarete eletti? Non l'avete detto, ve ne siete dimenticati, eppure quella è il vostro futuro, è il futuro dei vostri figli, non lo sapete, perché quello che verrà fra 3 anni, perché ci vogliono 3 anni per la costruzione, i vostri figli, i miei non ci sono qua, anzi, ecco, dimenticavo, probabilmente sono anch'io un politicante della domenica, mi dispiace solamente che non posso essere più spesso nel mio paese, nel paese nel quale non ho mai cambiato la mia residenza, continuo ad averla qua, continuo a pagare le tasse pesanti senza lamentarmi più di tanto.
Non lo so se io sono il politicante della domenica, fatto è che io non ho fatto politica, faccio politica, ma la politica in senso greco, la politica per il bene comune, e ritengo utile in questo momento che le cose da fare sono quelle che vanno verso la difesa dei beni comuni. Vi ricordo una cosa, molto semplice, questo è un paese incastonato fra le montagne, un paese che ha due assi di sviluppo, che sono l'agricoltura e che sono il turismo. L'agricoltura versa nelle condizioni in cui versa anche per altre ragioni, che sono ragioni di natura anche europea, però non è detto che non si possa far niente. Avevo letto sul vostro programma anche che siete quelli che volete fare i mercati a chilometro zero. Ben venga, sono bellissimi, perché noi possiamo dire ai nostri coltivatori e agricoltori di produrre e di trovare un posto in cui venderlo in paese, fornire i ristoranti che stanno sorgendo. Quello è il chilometro zero, produrre il buono, produrre non come ho sentito del patentino per mettere i vari inquinanti medicinali e cose. Che credo che se noi vogliamo veramente che questo paese possa continuare a vivere, deve essere un paese sostenibile e rinnovabile per quello che è possibile, bloccando per esempio l'invasione di paleoliche, che ce ne sono ancora altri progetti. Se vinciamo noi verranno bloccati, se vinciamo noi, e lo diciamo apertamente, se vinciamo noi l'Agri3 troverà tante strade chiuse, perché ha tante prescrizioni che deve rispettare. Sono stato invece politicante la domenica, terrorista, sì, sono un terrorista, perché ci credo in quello che faccio, e in quello che penso e in quello che dico. È vero che devono fare un'analisi epidemiologica, un'indagine epidemiologica dei comuni di Sant'Agata, Candelo, Delicese e Compagnia Bella, per vedere quali sono, prima che partano le malattie che sono frequenti, per poi verificarle dopo. Ma lo potremo verificare quello che accadrà tra 20 anni, il principio di precauzione ce lo siamo dimenticati. Poi non potremo, dopo che abbiamo fatto le nostre cose, non potremo più dire, ma quanto sono stati disgraziati quelli, perché noi siamo abituati a lanciarci contro le persone, quando accade ogni incidente grave, quando le persone muoiono, e cerchiamo le colpe di quello che è successo. Le colpe stanno in questo, scusatemi. È un paese questo che può risorgere, che può rinascere. È chiaro che la gestione di questi ultimi 15 anni è stata una gestione obbrobriosa, una gestione allucinante, una gestione in cui il clientelismo più efferrato si è diffuso. Ben venga che molti si siano liberati da questo clientelismo, che in questo momento sono in grado di esprimere libere opinioni, perché prima non era così. Bravo! Ed è chiaro che il 25 maggio l'unico modo per liberare Sant'Agata da quella che io definisco una malattia quindicennale è votare lista numero 3, Sant'Agata nel cuore e non Sant'Agata in quell'altra cosa, perché quelle espressioni le lasciamo ad altri. Con Pina Cutolo, sindaco. Grazie. Buonasera a tutti. Ma quante zanzare teniamo a Sant'Agata? Ma quante ne teniamo a Sant'Agata le zanzare? Siamo pieni! Allora io dico, parto da questa cosa che però è vera, sono pure grandi queste zanzare. Secondo me sono telecomandate da qualcuno perché ce l'hanno fatti, è stata tutta una zanzara queste zanzare. Allora vogliamo disinfettare questo paese? Dobbiamo partire dalle zanzare, ma dobbiamo disinfettare anche il comune, il palazzo, l'amministrazione che c'è! Io mi prendo solo 4 o 5 minuti perché voglio lasciare lo spazio a Pina Cutolo, il nostro candidato sindaco.
Allora, stamattina mi ha telefonato un amico, un collega da Palermo, e mi ha detto: io ti ammiro, ti apprezzo per tutto quello che fai nel mondo virtuale, nel mondo reale, per il paese tuo ci tieni tantissimo da molti anni, ma a volte sei messo pure in politica. E io ho detto: no, ma io pensavo di essere un cittadino in mezzo ai cittadini, quindi sono in una lista civica cercando di fare qualcosa per il paese. Ma dite, che vuoi fare per lo paese? E vorrei cercare di aiutare, di fare qualcosa, di ricostruirlo, pietra su pietro, scusate, mi ero sbagliato, volevo dire pietra su pietra. E come lo vuoi ricostruire questo paese? Che vorreste fare? E vorrei mettere prima di tutto l'onestà e la giustizia. E mi ha detto: aglio, tu fai la fine del borsellino. Speriamo di no! Io ho detto: guarda, se faccio la fine di Borsellino penso di esserne fiero, perché Borsellino era un grande. E voglio morire con la dignità, voglio morire con l'onestà in questo paese, anche oggi, però dobbiamo morire con la faccia pulita. E l'ultima cosa che volevo dirvi, che voi già sapete, la domanda non è chi è, la domanda è perché? Perché è toccata a noi? Perché? Che cosa abbiamo fatto di male per meritarci tutto questo? Basta! Basta! Se ne cesse! Basta! Allora, io ho avuto il coraggio di urlare, ve l'ho fatto vedere in internet, ve l'ho fatto vedere qui sotto i portici, e vorrei che anche voi urlaste. Tutto il popolo, non dico grazie a me, ma tutti quanti voi avete dentro un urlo, tiratelo fuori dal cuore. Perché questa è l'ultima occasione. Questa volta, ragazzi, la cosa è fatta seria. Stringiamoci tutti e apriamo il cuore. Allora, il cuore, non a caso, la nostra lista, la lista numero 3, Sant'Agata nel cuore, candidata sindaco, Pinacutolo, mi raccomando, il 25, con il cuore, Sant'Agata nel cuore! Arrivederci a tutti, a presto! Beh, devo dire ben venga e sia il benvenuto l'attacco isterico di Gino Russo e compagni, che poi ha fatto emergere tutta questa energia, tutta questa foga che dimostra quanta passione c'è dietro la nostra lista. Uno più dell'altro, non importa se alcuni hanno preso la parola più spesso, sono meno soggetti all'emozione, sono un po' più abituati a parlare in pubblico solo per questo, ma i contenuti sono forti, densi, profondi in ciascuno di questi giovani e meno giovani. Devo dire, stasera prima di salire in piazza mi chiedevo se portare una camomilla per l'urlatore della lista numero 2, che oggi infatti si è trovato senza voce, oppure se dovevo portare qualche caffè per l'assopito, assonnato, timidissimo candidato sindaco della lista numero 1. E mi sono anche chiesta come mai Gino Russo, che ha parlato ieri sera e ha sentito noi e quindi ha parlato dopo di noi e poteva tranquillamente replicare con la stessa foga con cui ha replicato stasera, ha rinviato di una giornata e il sangue bolle nelle vene, tu hai voglia di rispondere immediatamente agli attacchi, se attacchi c'erano stati. Poi mi sono data una risposta. Quando uno deve leggere ciò che l'occulto consigliere del terzo piano mi ha suggerito, che non può certo improvvisare, deve aspettare 24 ore. Voi sapete che io non ho mai letto una riga, e non per saccenteria. Quando si parla a braccio si rischia di dimenticare anche argomenti importanti, si rischia di andare sopra le righe e magari di dire una parola di troppo, ma un rischio non lo si corre, quello che si dica che qualcuno ha pensato per te a
scritto per te e ti ha inculcato le idee che stai manifestando. Brava! E così abbiamo un viscido suggeritore al terzo piano che fa la coppia con l'occulto suggeritore quindicennale o trentennale del secondo piano. E abbiamo due candidati sindaci che non possono fare a meno dei loro consiglieri. Io mi vanto di non aver nessun consigliere che pensa per me. Ciascuno di noi è una testa pensante ed è anche una testa audace e coraggiosa, perché per tutti i miei amici candidati non è stata una scelta facile quella di venire al mio fianco. Non è stato facile sposare una causa troppe volte giudicata impopolare. Ma proprio in questo sta il vero valore della nostra lista. La mia storia personale, forse alcuni la conoscono, alcuni no, ma vale la pena, visto che state per decidere chi deve essere il futuro primo cittadino, la mia storia personale parla molto per me. Certo, non c'è stato un padre politico o politicante, come volete che si chiami, che mi ha offerto su un piatto d'argento il posticino alla ASL. Io a soli 20 anni, quando vivevo giorno e notte qui, e l'ho fatto per 7 anni, mi alzavo alle 5, partivo alle 5 e mezzo, prendevo un pullman e raggiungevo il mio posto di lavoro. Nel contempo allevavo 2 bambini e completavo i miei studi universitari. Poi, per garantirmi il mio posticino di lavoro, ho fatto 3 concorsi a cattedra. Nessuno me l'ha offerto su un piatto d'argento. Al contrario, gli amministratori attuali, della cui compagine ha fatto parte per 10 anni, e lo ripeteremo fino alla nausea, la moglie del candidato sindaco Gino Russo, costoro sono andati sul comune il più delle volte per sistemare amici, parenti e nipoti. Non si può sottacere tutto questo, e non sembri che noi attacchiamo gli uni più degli altri. I nostri nemici sono tutti coloro che vedono la presa del potere sul comune come il momento di rivalsa personale, il momento in cui cogliere l'occasione per favorire l'interesse privato e familiare, seguendo quella becera logica del familismo, del clientelismo, del bovismo eretto a sistema. E non si parla altro che di aziende e di come promuovere le aziende e come defiscalizzare le aziende, eccetera, eccetera. Come se ci fosse a Sant'Agata un'azienda, manco fosse la Fiat di Agnelli, l'azienda per antonomasia. Il nostro programma, quello che è uscito in anteprima ed è identico a quello che abbiamo consegnato ufficialmente sul comune, a differenza della lista numero 2, dedica un capitolo apposito ai servizi per il sostegno alle attività commerciali e produttive. E in questo capitolo noi parliamo di bando comunale, di sviluppo delle attività commerciali, bla 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 bla. Guarda caso, anche loro dicono le stesse identiche cose e sono venuti a pubblicare il loro programma diversi giorni dopo che l'abbiamo pubblicato noi, dopo aver presentato 2 paginette stentate al comune il 26 aprile, programma ufficiale che non si può poi integrare
spigolando di qua e di là e carpendo le idee agli altri. Ci è costato lavoro questo programma, ci siamo interrogati, anche se non abbiamo fatto le assemblee plebiscitarie come siete soliti fare voi. Ma stasera dobbiamo parlare di quello che ancora sta accadendo in questi ultimi giorni di campagna elettorale, perché signori miei, il morbo che ci affetta da tanti anni non l'abbiamo ancora debellato e il mostro prima di morire diventa ancora più pericoloso, stanno dando gli ultimi colpi di coda, stanno penetrando nelle famiglie promettendo e minacciando le cose più turpi. Stanno usando tutti i sistemi di chi ormai sta per perdere terreno e non se lo possono permettere, perché sanno che se va Pinacutolo là sopra i processi da 3 diventano 33, non c'è una sola cosa che vada bene, non ce n'è una. Per allettare una candidata molto gettonata e quotata che lo stesso sindaco in pectore sta sponsorizzando, stanno imbastendo una transazione sulla albergo ristorante Cisterna, la Cisterna. Da anni sapete che è chiuso questo ristorante, qualcuno dice che era sotto ipoteca addirittura. Ebbene, abbiamo esaminato, perché vi ho sempre detto che io prima mi guardo i documenti, l'atto di il contratto di gestione dell'83 della Di Marzio e poi quello di cessione al figlio, al gestore, al locatario tocca la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e quindi se il tetto è cadente se lo deve aggiustare il gestore. Cosa stanno architettando? Il comune si riprende l'edificio, lo ristruttura a spese proprie, a spese nostre, e poi beneficia il privato con un atto di transizione. Ecco qual è stato il patto che ha portato alla candidatura, scusa me lo togli quello faro da fastidio, alla candidatura di Dina Perrone. Bene? E ancora, la piazza la vedete com'è tutta bucherellata, dissestata da anni, decenni forse? Ci sono 429.000 euro che si stanno giocando con almeno 3 ditte santagatesi per dare in subappalto questi 429.000 euro. E però vanno da ciascuno di questi a dire vediamo prima come voti e poi ti becchi il subappalto. Hanno cominciato col primo, poi forse ne verrà qualcun altro e si giocano anche la carta di questo intervento così consistente. E ancora, il 21 è stato inaugurato in tempo utile per il voto l'asilo nido, un altro modo per fare campagna elettorale. Ma non ne avevamo dubbi, 5 anni fa hanno inaugurato il palazzetto dello sport, costato cifre iperboliche, come sapete siamo sopra i 2 milioni di euro e che ancora oggi continua a richiedere una manutenzione che dissangua le casse comunali. L'asilo nido, dice il sindaco Russo, che inaugura insieme con Cristiano Gongolando, è stato osteggiato, è stato frenato, altrimenti già 5 anni fa sarebbe stato realizzato. E chi è? Chi è che ha messo i bastoni tra le ruote? L'opposizione. E perché questi sono così ostinati nell'evitare che a Sant'Agata nasca un servizio che potrebbe anche essere utile? 2 minuti per dirvi cosa c'è dietro l'asilo nido, un'altra sporca storia. 2009 viene autorizzato il progetto da collocare nei locali attigui alla Cisterna, locali comunali da ristrutturare, prendono 800.000 euro, autorizzati, immediatamente fanno la variante, dove decidono di spostare l'asilo nido? Nei locali privati
del convento di Sant'Antonio, privati e destinati ad uso religioso per ordini religiosi maschili. Dopodiché noi scopriamo questa storia. Sostengono di avere in possesso quella struttura. Falso. Firmano nel 2010 luglio una convenzione onerosa per soli 5 anni con i padri conventuali a 800 euro al mese. Scoperta questa cosa abbiamo, e parlo al plurale perché questa cosa l'abbiamo condotta con Marchese. Dopodiché bloccati i lavori, 2011 esce una nuova convenzione, questa volta gratuito il comodato per 15 anni. Qual è l'inganno? Le migliorie costate, che costeranno in tutto 800.000 euro, se l'asilo nido verrà chiuso, rimarranno comunque lì dove sono state fatte e non si potrà rivendicare alcunché. Soldi pubblici spesi su una struttura privata. E poi, cosa c'era bisogno di un asilo di quelle dimensioni e di spendere 800.000 euro a Sant'Agata? Non bastava una struttura un po' più ridimensionata? Quanti bambini nascono all'anno a Sant'Agata? Quante lavoratrici madri che lascerebbero i bambini in un asilo nido abbiamo a Sant'Agata? E anche se ci fossero le lavoratrici madri, chi è disposto a pagare una retta che potrebbe essere anche piuttosto consistente? Con nonne, mamme, zie sempre disponibili ad accudire i bambini. Allora non c'era bisogno di sperperare denaro pubblico in quel modo. A Candela lo hanno costruito nuovo l'asilo. Qui questo denaro è stato buttato su 200 metri quadri di asilo. Tutto qui. Ma la logica è sempre la stessa, recuperare denaro per poi fare clientelismo. E voi non avete idea, non sono bravi neanche in questo, questi che dicono di attingere ai fondi europei, non avete idea di quanti ne hanno persi. Adesso mi sono presa il fastidio di andare a vedere che cosa succede in regione. Sant'Agata ad agosto ha perso 500.000 euro circa di finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole e lo sapete perché li hanno bocciati? Per carenza di documentazione, cioè non sono capaci neanche di portare la documentazione. E questo è il segretario di gabinetto che è stato decorato con l'encomio che poi gli doveva servire per vincere il concorso truccato da dirigente. Questo è stato il fregio di cui si è decorato per truffarci, per imporsi per l'eternità sul comune, perché adesso chiunque vada lì con Bove deve fare i conti. Sarà lì, rimarrà lì, vedremo cosa fargli fare, troveremo qualcosa da fargli fare. Certo non lo disimpegneremo, qualche firma da qualche parte la dovrà mettere, qualche determina la dovrà pur firmare e prendersi le responsabilità, così quando saranno inquisiti quelli che dovessero compiere delle inadempienze o degli illeciti, lui ne dovrà rispondere finalmente e non mandare sempre gli altri in prima linea. Non voglio ancora indugiare sulla questione dei forestali, voglio solo sottolineare un'altra amara scoperta, a parte il numero che sapete, a parte la strana modalità per cui agli operai non viene consegnato il contratto, che è un fatto doveroso. Si aspetta forse il giorno prima delle elezioni per dare il contratto e poi dare anche qualche suggerimento, presumo. Ma oggi mi è capitato di parlare con una donna con due figli, di cui uno malato e un marito anche lui malato e fuori casa, che non è stata chiamata la forestale, non è stata chiamata. Sono condizioni umane estreme in questo paese, forse l'unico al mondo. Non si è mai pensato di creare un fondo di solidarietà, una cassa che possa
possa consentire a queste famiglie, che magari temporaneamente sono in condizione di disagio, di poter sopravvivere, di poter tirare avanti. E ne hanno presi 150, è uno scandalo che grida vendetta. Non fosse solo per questo, ma fosse solo per questo, noi dovremmo, non dico sputargli in faccia, perché queste espressioni erano tipiche di un tempo, quando se qualcuno compiva un'azione immorale, davvero gli altri gli giravano le spalle, si rinchiudeva in casa e aveva il senso della vergogna, del pudore. Ma qui la spudoratezza non ha limiti, non ha limiti. Ma mettere in luce tutte le nefandezze di questa amministrazione, ormai penso che vi abbia illuminato su quello che è accaduto, ma vi ripeto, non è che la punta dell'iceberg, ce ne volevano tanti come me sul comune. Ed ecco perché, e veniamo al caso Botticelli, quando mi sono resa conto di aver bisogno di un'altra persona a fianco che mi sostenesse in consiglio comunale, non ho esitato a sollevare la questione. Da 2 anni Botticelli non si presentava ai consigli comunali, c'era bisogno che il consiglio fosse completo e che al mio fianco ci fosse una persona fidata che, quando io non ero in grado di andare al consiglio, mi sostituisse. Queste non sono azioni vendicative volte a fare del male, è la logica e la dinamica della vita politica, la presenza è fondamentale. È proprio voi che state a discutere continuamente, a fare il pelo e contropelo sulla presenza 24 ore su 24 a Sant'Agata, mettete in discussione che un consigliere che non è in grado, purtroppo, perché se n'è dovuto andare, perché è stato sfortunato, è uno dei tanti giovani che ha dovuto scegliere di andarsene. E allora, se la presenza è importante sempre, e soprattutto in consiglio comunale. Nonostante l'opposizione venga snobbata e addirittura derisa dalla maggioranza, derisa, perché mentre noi cercavamo in tutti i modi di dire la nostra su ogni provvedimento, qualcuno, uno sgangherato, ironico consigliere, si chiedeva: e ora ci a mangiare nella magia a mangiare? E se voi mettete i consigli comunali a mezzogiorno, che poi si fanno le 12:30, ma chi volete che venga a partecipare? Chi volete che si renda conto di quello che sta accadendo? Non c'è stato verso di cambiare l'orario dei consigli comunali. Omertà, silenzio, segretezza, ostruzionismo, questo è quello che ci siamo trovati davanti. Con un'amministrazione diversa si sarebbe potuto interloquire, si sarebbero potuti usare i mezzi normali della dialettica politica, ma con questa gente ottusa, prepotente, arrogante, non c'erano che i rimedi a cui abbiamo dovuto fare ricorso. Io più volte avrei voluto parlare, ma il tempo purtroppo non è mai stato sufficiente, di quello che è l'ambito che mi sta più a cuore. Diceva Tonino Soldo, noi abbiamo 2 canali di sfogo, insomma, per i problemi lavorativi del paese, e uno di questi è il paese. Il paese è il nostro vero valore aggiunto, la vera risorsa su cui dobbiamo fondare la nostra sfida, migliorare il nostro paese ed essere veramente degni di quella bandiera arancione. Questo è l'obiettivo. Girando per le case mi sono resa conto che abbiamo tanti anziani, e sì, lo sappiamo, ma abbiamo anche tanti invalidi. In questo paese, che è strutturato come sappiamo, bisogna cominciare a pensare ad eliminare le barriere architettoniche. Non è possibile che
una signora invalida sulla carrozzella non si possa neanche affacciare davanti alla porta a prendere una boccata d'aria. E ha chiesto al sindaco Russo da anni: fammi uno scivolo, un pezzo di questa strada, togli le scale. Dappertutto viene fatto, si creano i passaggi non solo per gli invalidi ma anche per le carrozzine dei bambini. Nulla, assenza totale. Votava anche ed è andata a chiederle il voto, è andata a chiederglielo. E poi un po' di attenzione anche ai luoghi dove riposano i nostri cari. Per noi il cimitero è sacro quanto il nostro paese, viene lasciato in totale abbandono, salvo poi ogni 5 anni scatenare orde di forestali e fare finta di ripulire ciò che è stato in un totale degrado fino a un momento prima. Cari amici, sono le battute finali e non so a quali parole fare appello perché voi possiate veramente capire quanto è profonda e quanto è sentita e quanto è forte la nostra battaglia e la nostra passione. Non è per fare allarmismo o terrorismo, come diceva Tonino, ma davvero questa è l'ultima chance. Se voi non seguite l'esempio di chi, mettendo a repentaglio perfino la sua sicurezza, non parlo della tranquillità, io ho ricevuto lettere intimidatorie dai poteri forti con cui questi signori si sono ammanicati, non ho ceduto di un passo. Ci vuole coraggio, mettere in secondo piano i propri interessi per una volta. Proviamo a salvare questo paese e smettiamola di trincerarci nel nostro privato. Mettete da parte i timori, mettete da parte l'individualismo, il particolarismo che ci ha schiacciati fino a questo momento e ci ha ridotti allo stato di servi, perché questa gente così vi ha trattato. Chiamare 150 persone a fare i forestali in cambio del voto, questa è schiavitù, e se noi glielo lasciamo fare siamo complici, siamo complici, è l'ultima chance. Ragionate, noi siamo Sant'Agata nel cuore, ma voi oltre al cuore dovete metterci la testa, perché è con quella che si ragiona e si capisce qual è la scelta migliore. Seguiteci e cambieremo il nostro paese. Adesso chiamo tutti i componenti della lista numero 3 sotto il palco per l'ultimo applauso e l'ultimo appello ai cittadini di Sant'Agata di non sbagliare. Votate lista numero 3, Sant'Agata col cuore! Voglio ricordare i nomi dei nostri candidati, anche se li conoscete tutti, perché sono di Sant'Agata! Basta dire cazzate! Alessandro Fredella, Doro Di Incarnato, Cinzia Pugnese, Concetta D'Onofrio, Luigi Magistro, Gerardo Cancellaro, Marisa Cirillo, Salvatore Iula, Leonardo Antonio Senta, Francesco Angela e il nostro sindaco futuro, Pino Scudo. Diciamo tutti insieme, Sant'Agata per voi!
decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe. Vida! Forza Pinchia, forza Pinchia, forza Pinchia! Prova a vincerla tu, e poi farcela se vuoi, e cerca di esser tu, il primo che ci sta. Dare a chi